Ragazzi, ma vi è mai successo di sentirvi stanchi, letteralmente a pezzi? Allora, quando succede, quando mi succede, ogni tanto mi capita, guardate che cosa succede al mio nome. Va anche lui letteralmente in pezzi. Insomma, queste sono delle lettere spezzettate e per fare un nome così è molto semplice. Vediamo insieme. Prendete un pezzo di carta o di cartoncino sottile e disegnateci sopra due margini, uno per ogni lato, a circa 2 centimetri dal bordo. Poi, con un pennarello a punta spessa, scriveteci sopra delle lettere. Possono essere quelle che formano il vostro nome o qualsiasi altra parola. Eseguite delle lettere belle, grosse e rotonde, scegliendo lo stile che vi piace di più. Naturalmente, come vedete, io sto scrivendo la parola Art di Art Attack. Fate in modo di riempire il foglio con le lettere da cima a fondo e da un margine all'altro. Quando avrete finito di scrivere le vostre lettere, coloratele. Usate i colori che preferite, ma se posso darvi un consiglio, usate lo stesso colore per tutte le lettere. E quando le avrete colorate tutte, avrete cancellato tutte le linee a matita, ecco qui le vostre lettere. Ma gli manca ancora qualcosa, vero? Eh sì, dobbiamo farle a pezzi. E come facciamo? Con un paio di forbici, naturalmente. Bene, avete preso le forbici, proviamoci. Tagliate la parola a metà per il lungo. Adesso sovrapponete queste due strisce e tagliatele di nuovo a metà, sempre per il lungo. Bene, adesso avete 4 strisce. Ora rimettetele insieme nell'ordine giusto, come se doveste ricomporre un puzzle, e poi scomponetelo. Basta spostare di un po' la striscia in alto. Lasciate com'è la seconda e spostate la terza come avete fatto con quella in alto. Non toccate nemmeno la striscia in fondo. Con una matita fate dei segni nei punti in cui le strisce escono in fuori e tagliate via questi pezzi in eccesso. Alla fine risistemate le vostre lettere in maniera che i margini siano tutti allineati tra loro. Ed ecco che avrete ottenuto anche voi delle lettere a pezzi. Possiamo incollare le nostre strisce su un cartoncino colorato e avete visto come rende la nostra scritta ancora più efficace? Naturalmente possiamo fare diversi esperimenti scombinando le lettere. E allora che cosa ne pensate di questa? Guardate, sarà fatta con delle strisce oblique, con questi due colori rosso e giallo. Invece qui mi sono divertito a scombinarle dal centro. Ho ritagliato semplicemente dei triangoli così come venivano e poi li ho incollati a questo foglio di cartoncino giallo. Beh, adesso però, ragazzi, tre lettere! Vi basta disegnare delle belle lettere cicciottelle e poi colorarle tutte dello stesso colore. Dopodiché tagliatele nel modo che preferite e spostatele un po' di qua e un po' di là. Poi, se proprio volete divertirvi, potete farle anche molto complicate. Date un po' un'occhiata. Ma che idea geniale per trasformare le vostre lettere! Vi basta disegnare delle belle lettere cicciottelle e poi colorarle tutte dello stesso colore. Dopodiché tagliatele nel modo che preferite e spostatele un po' di qua e un po' di là. Poi, se proprio volete divertirvi, potete farle anche molto complicate. Date un po' un'occhiata alle mie. Sì, lo so che non si legge niente, ma è perché le ho fatte letteralmente a pezzi. Le ho completamente frantumate.